quanto è intima la musica e quanto può essere importante per noi la musica. Adesso faccio un furto e rubo le parole del nostro ospite che sto per presentarvi. Col tempo ho dovuto riconoscere che la musica è il linguaggio che più mi parla e mi emoziona. Ho tentato più volte di allontanarla, ma alla fine ha vinto lei. È la mia strada ed è la strada di Giovanni Baglioni. Ciao Giovanni! Ciao Gino, buonasera. Ma che piacere averti, davvero. Piacere mio. E ho visto che, lo dico per quelli che si stanno collegando in TV con noi attraverso la nostra app, c'hai un bellissimo panorama dietro che... Sì, è molto urbano, è una parte, diciamo, di Roma centro-sud, ecco, si può vedere quasi la stazione Termini, insomma. Ecco, rubo altre parole. Vorrei bastasse la musica, perché già nella sola musica c'è tanta passione, dedizione e impegno. Mamma mia, pesantissime parole, piene di intimità. Io non volevo appesentire il lettore, no, solamente condividere un po'. Assolutamente, a me piacciono quelle persone che mettono l'anima, il cuore in quello che fanno, e tu, nonostante un cognome importante, tu hai deciso di fare una strada tua, rimboccandoti le maniche. Ti faccio i complimenti, perché io la tua musica l'ascolto da tempo, da 10 anni a questa parte, e devo soltanto levarmi il cappello, perché è una musica con la M maiuscola. Io ho fatto il tifo in maniera sfegatata per averti in diretta, perché sapevo che parlavamo di uno di un grande nome della musica, davvero. Sei troppo lusinghiero, Gino, mi stai mettendo in difficoltà. Fai qualche domanda scomoda. Allora, ti faccio una domanda facile. Conosci la nostra città, Matera? Allora, Matera, l'ho potuta apprezzare anche abbastanza recentemente, meno di un anno fa sono venuto, c'ero già stato tanti anni prima, però non avevo fatto un giro così a piedi per le sue meraviglie. Devo dire che non voglio essere ruffiano, e adesso questo è un incidente che tu mi chieda questa cosa, ma veramente mi è piaciuta moltissimo, ogni angolo proprio trasuda di fascino e di magia, quindi spero di tornarci presto. Sai che noi abbiamo una piazzetta nella nostra città dove c'è un pianoforte per tutti e dove c'è una veduta bellissima sui sassi, e quindi voglio dire, tu ci staresti benissimo. Ci staresti benissimo in questa città. Diciamo che il pianoforte ancora un po' mi spaventa, però insomma, magari porto anche la chitarra e quindi me la potrei cavare così. Ecco, il tuo cuore è diviso tra pianoforte e chitarra? No, il mio cuore è più che altro sulla chitarra. Ecco. Sicuramente il pianoforte è uno strumento molto molto affascinante, che mi piacerebbe saper suonare un pochettino, ci butto le mani impunemente, però ecco, insomma, è uno strumento proprio potente, è uno strumento che emette tanto suono, che emette tanti suoni contemporaneamente, e io lo invidio molto. Anche sulla chitarra alle volte cerco di recuperare un po' di un approccio quasi pianistico, ecco, di questo che restituisce armonie complesse e sempre una pienezza. Tu hai la tua chiave di lettura, ma vorrei bastasse per me, per come è arrivata a me, e questo messaggio è una speranza, è una voglia di arrivare al cuore della gente. Sì, io vorrei arrivarci, anche se vorrei arrivarci, insomma, in maniera rispettosa, insomma, non dico sussurrando, ma di certo non strillando, ecco. E spero, appunto, come un po' hai anche già decodificato tu il messaggio, che venga percepita una onestà, in un certo senso, che ho cercato di mettere in queste composizioni, che anche se sono strumentali, diciamo, e non hanno le parole perché siano esplicite le storie, i pensieri che vogliono condividere,
sono comunque un po' un mettersi a nudo, uno scoprire qualcosa di sé, quindi insomma mi piacerebbe sicuramente che questo potesse essere apprezzato e condiviso dalle persone. Oh, ci arriva il primo messaggio, Giovanni. Io so che Vai. c'è stato un tam tam sui social. Ciao Giovanni, ti sto seguendo e non vedo l'ora di vederti live qui in Sicilia. Ogni tuo concerto mi entusiasma e mi porta in una dimensione di assoluta serenità. Un carinissimo saluto da Alfio Di Carlo. Ah, grande, Alfio, sì. È un mio seguace appassionato, un caro amico che ho conosciuto qualche anno fa, insomma, è stato sempre molto generoso e dedito e mi ha seguito sempre quando sono stato in quell'altra terra, veramente con una forte identità che è la Sicilia. Ecco, il sentimento è importante nella composizione di un brano. Lo avverti Sì. quando proprio il compositore ci mette sentimento. Io credo di sì, insomma, credo che appunto anche il mio genere, che può essere un pochettino più difficile magari da decifrare, un po' meno esplicito, come dicevamo prima, trasudi di quello che uno è, di quello che uno sente, di quello che uno prova, un po' come tutte le forme d'arte, che alla fine, belle o brutte che siano, comunicano sempre anche il sentimento, che cioè più che belle o brutte, ben fatte o non altrettanto ben fatte che siano, comunicano sempre il sentimento col quale il loro creatore, il loro forgiatore le ha portate alla luce. Quello è un aspetto anche molto importante. Non a caso capita alle volte di ascoltare magari musicisti straordinari, che però ti trasmettono quasi un po' di gravosità, quasi una sofferenza con la quale si sono approcciati alla vicenda. E questo può essere anche un sentimento che si va cercando, per carità, però insomma, ecco, ogni volta tanto c'è un contrasto strano perché il sentimento è sempre presente, è sempre più o meno manifesto. Qua il tam tam si fa sempre più forte perché dalla Sicilia saliamo in Calabria, che è qui vicino a noi. Perché, caro Giovanni, complimenti per la tua bravura e i tuoi lavori. Pensi di aggiungere altre date live? Ti Allora. aspettiamo in Calabria. Speriamo presto. Un abbraccio, Giulia. Mi fa molto piacere, adesso piano piano risaliamo tutto lo stivale. No, allora conto sicuramente e spero di farlo. Insomma, ce ne sono alcune che ho già annunciato, altre che sono in realtà pressoché confermate, anche se non le ho ancora esplicitate sui social, sul mio sito internet, però ecco, spero che già quest'estate, insomma, ce ne siano un po' di più per incontrare le persone dopo anche molto tempo che in tanti non l'hanno fatto, io in particolare, forse ecco, non l'ho fatto molto, quindi è una dimensione che spero e conto di recuperare. Ecco, nella nostra vita noi abbiamo degli emisferi. I tuoi quali sono? Sì, ne abbiamo molti. Io credo che abbiamo molti dentro di noi, dentro le cose, ci sono molte, molte sfaccettature, a volte anche proprio diametralmente opposte, molte, molte personalità, molti lati della medaglia, insomma. E tu chiaramente facevi mi lanci un riferimento al brano che ho voluto mostrare per primo di questo nuovo lavoro, anche con un videoclip, e che è quello forse anche un po' più spettacolare, anche già alla vista, perché ho tentato, spero Che riuscendoci figata! discretamente, Che di figata! Lo dico io in accostare. anteprima! Che figata! Che Di figata! suonare ben due strumenti, essendo dotato di due mani e dedicandole, insomma, mischiandole un pochettino, dedicandole alternativamente all'uno e all'altro per rappresentare anche un po' metaforicamente le voci di due soggetti, di due protagonisti di questa vicenda, che prima si scrutano, si parlano, si sussurrano quasi, ecco, non essendo certi della benevolenza o dell'interesse dell'altro, invece quando poi pian piano prendono un po' di coraggio, il loro dialogo si fa più fitto, più intenso, insomma, e anche il suonare questo dialogo si fa molto, molto, molto difficile, molto, infatti, insomma, molto impegnativo, ecco. Allora, visto che sei bravo nella conduzione radiofonica, in Ok. radiovisione,
ti faccio annunciare proprio il tuo brano, che è Emisferi, che sta per partire. Di Giovanni Baglioni, conduce il maestro Giovanni Baglioni, Emisferi. Tanta roba, Emisferi, Giovanni Baglioni, proprio da quella location che noi abbiamo visto nel video, per chi ci segue in TV, lui ci sta parlando. Dovrebbe essere quella di spalle la stessa chitarra o sbaglio? È la stessa chitarra, sì, è lei. Ecco, però io sono curioso di sapere di chi è il volto su quella chitarra. Ma allora, sono passati un po' di anni, però vi prego di credermi, quel volto è il mio. Il volto è il mio di... Io ti ricordo capellone scapigliato, io ti ricordo. Sì, lì ero un po' ricciolone, un po'... Sì, no, con i capelli ci ho fatto un sacco di cose, l'ho fatto anche di tanti colori negli anni dell'indomita adolescenza, adesso poi mi sono diventato un po' più morigerato. Sì, quello lì sono io, più o meno nell'età nella quale ho scoperto la chitarra acustica, quindi intorno ai 21-22 anni, perché prima non... Insomma, suonavo, ma non suonavo la chitarra acustica e di certo non sapevo neanche che si potesse suonare la chitarra acustica in questa maniera. Senti, Giovanni, io voglio farti due domande abbastanza importanti. La prima sicuramente se la saranno fatta anche i nostri radio e ascoltatori, ma anche chi ci segue in TV vedendo il tuo video. Ma quando hai scoperto di avere i superpoteri? No, non credo che siano dei superpoteri. Per fortuna, e questa è la cosa bella, insomma, sono cose umane e fattibili, con un po' di impegno, un po' di fantasia, forse un pizzico di follia. Però è proprio la cosa bella è che la mente ogni tanto ti permette di immaginare cose che non sai fare al momento, ma che credi che, appunto, con lo giusto impegno potrai fare. E questo è stato un caso nel quale sono riuscito a indicarmi la via e poi più con una certa fatica, però alla fine anche a percorrerla. Allora, siccome la tua musica è molto interiore, oserei dire, è molto riflessiva, senza dubbio, arriva all'animo in una maniera davvero travolgente, io credo che la fede sia molto ma molto importante in quello che scrivi. A parte quella della Roma, che so che è una fede calcistica a cui tu tieni tantissimo, ma proprio la fede in sé per sé, che ruolo gioca nelle tue composizioni? Non ho mai scritto, diciamo, nulla di che avesse una più che esplicita, diretta intenzione di richiamare, di rappresentare, di lodare o di, appunto, riferirsi a qualcosa di sacro, a qualcosa di religioso. Io credo che abbia un ruolo nella misura in cui ha un ruolo nella mia vita, insomma, nella misura in cui alcuni elementi sono importanti, sono riferimenti nella vita di ciascuno, questo in qualche maniera sempre ha un riscontro, un riflesso nelle cose che fa, a maggior ragione se sono manifestazioni artistiche. Quindi credo che sia sicuramente un faro della mia vita, che di cui ogni tanto magari perdo un pochettino la visione tra le acque e le notti di navigazione, ma insomma che è sempre bello e scaldante, ecco. Bravo inseguire. Bravo, ma tu quando scrivi la prossima volta pensa ai nostri sassi. È quasi troppo, quando uno li guarda si sente soverchiato in un certo senso, perché sai, c'è proprio la storia, la natura, c'è veramente tanto. Sai quanto cala la luce del sole e praticamente questo presepe naturale si incomincia ad accendere, proprio lì devi iniziare, secondo me, a pensare cosa se mi posso permettere. No, ma
che sia bellissima e affascinante è fuori dubbio. Ogni tanto forse io credo che ci sia bisogno di qualcosa di meno forte quasi, vabbè, allora, perché uno ha bisogno di riempire degli spazi, quelle viste lì riempiono quasi già tutto, non ti sembra che non ci sia bisogno di aggiungere niente. Allora, la dico in un'altra maniera, era un modo per dirti vieni presto, vieni, da noi. Ok, grazie. Allora, ecco, diciamola tutta, vieni presto da noi, anche perché le nostre specialità, perché devi sapere che le mie interviste poi alla fine finiscono con l'arte culinaria, quindi le nostre specialità di cucina gastronomiche ti aspettano. Mi ha fatto molto, davvero molto piacere fare la tua conoscenza. Fammi vedere l'acquolina in bocca, dimmene un paio. Ah vabbè, c'è il nostro pane che è famosissimo, il nostro pane di Matera che io ormai sto sdoganando tra tutti i miei ospiti in studio, lo faccio arrivare. Se tu mi dai la possibilità, lo facciamo arrivare anche a te. Dopo ci mettiamo d'accordo. Anche se io devo battere la concorrenza di un nostro amico in comune, che è Luigi De Benedictis, che in fatto di gastronomia lì a Bari ne sa più di tanti, voglio dire. Ci si può sempre difendere. È sempre però noi bella. Abbiamo il nostro peperone crusco, la mollica fritta con le rape, le orecchiette, insomma. Mi piacciono queste cose, insomma, non troppo pretenziose, ma buonissime. È il periodo delle fave cicorie. È il periodo delle fave cicorie. E anche qui con le fave ci difendiamo. Quindi, caro Giovanni, mentre il nostro regista dall'altra parte sta dicendo che c'ha fame, ok, perché noi lo stiamo solleticando. Io, visto che sei stato davvero bravo, spero di non averti fatto venire un miraggio di quelli particolari, tipo, non so, una cialletta fredda, sempre per parlare di arte culinaria o altro. Quindi io ti saluto, ti ringrazio davvero perché è stato un piacere per noi averti in trasmissione. Ti chiedo magari di riaverti, perché sarebbe davvero bellissimo riaverti in un'altra. Quando vuoi, è stato un piacere. Chiacchierata, e ti faccio annunciare proprio il prossimo brano, che è Miraggio. Va bene, sempre del suddetto suonatore Giovanni Baglioni, dal suo ultimo album Vorrei Bastasse, Miraggio. Buonanotte ai suonatori, direbbe qualcuno, ma grazie a Gianni Baglioni, grazie Gianni. Ciao, 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 buona vita. Ciao.